Allora, il solstizio d'inverno è l'opposto del solstizio d'estate, d'estate è il giorno più lungo e quindi tutti i riti del sole. Il sole, l'acqua, il sangue. Il solstizio d'inverno è il buio vince, quindi in armonia con la natura l'umano sta al buio, nelle grotte, al chiuso, dentro, introspezione, il guardarsi dentro, buttare, portarsi dietro altre cose, cioè una rinascita, tutto un processo interiore. Quindi non c'era niente di esteriore. Varia un pochino dal 20 al 23 astronomicamente, però il giorno più corto cade sempre verso il 21 di dicembre. Una settimana il sole sta fermo e poi comincia ad allungarsi. Cioè, chiaramente da una grotta vedi, il sole cresce, nasce sempre più a ovest, fino a un punto dove si ferma e poi torna indietro, capito? Per questo diventava magico, no?